questo codice rosso, come dicevamo, focalizza l'attenzione solo su una parte del problema. Questo è un intervento esclusivo sul codice di procedura penale legato alla necessità di evitare che ci siano inerzie, omissioni o ascrivibili al problema proprio sistema, troppe denunzie o alla sottovalutazione. Cuore di questo provvedimento è che ci sarà la possibilità di riconoscere queste denunzie, perché ci vuole una interlocuzione obbligatoria col magistrato entro 3 giorni. Io nella mia esperienza posso dire purtroppo di aver avuto delle donne che sono morte, uccise, in attesa di giudizio, dopo che io avevo presentato la denunzia, che secondo me è un fallimento totale anche dello Stato, perché lo Stato ti dice denuncia e poi ti tradisce perché non ti aiuta tempestivamente. E io spero, anche se è un disegno di legge governativo, che possa avere un iter parlamentare particolarmente celere. Il grande problema è quello della quantità dei fascicoli che esistono oggi sulle scrivanie dei magistrati. Il magistrato stesso avrà la possibilità nell'immediatezza di dire ok, quella è una denuncia in cui ci sono le caratteristiche previste dalla legge e la devo valutare. Dopodiché non voglio fare mai delle accuse generalizzate nei confronti dei magistrati e di forze dell'ordine. Sappiamo perfettamente che il fenomeno della sottovalutazione delle denunzie delle donne esiste, sappiamo perfettamente che soprattutto anni fa delle donne che andavano a denunziare si sentivano dire torna a casa a fare pace, sappiamo proprio per questo che era necessaria anche una formazione particolare ad hoc per le forze dell'ordine, perché considerate che come ci sono le donne che stanno per morire e vanno a denunziare, ci sono anche delle donne che in realtà lo fanno come sfogo, come isteria, quindi saper anche distinguere gli atti se sono urla di allarme oppure sfoghi è importante. Da qui la norma sulla formazione di polizia. Poi che ci sia stata una sottovalutazione della violenza, sì, io lo sottoscrivo.